Basta, basta, basta. Io veramente non ne posso più di quest'uomo. Io lo dico e qua lo nego, io comunque Lewis Hamilton lo ammiro come pilota. È veramente uno che si è fatto il mazzo partendo dal basso, con suo padre che si è indebitato davvero per farlo andare a correre sui kart. E molte volte in pista ha dimostrato di saperci veramente fare, quando poi parte anche dal fondo della griglia. Recupera, vabbè, c'è anche la macchina che lo aiuta, quello indubbiamente. Però comunque è un pilota capace, non si arrende mai anche nelle difficoltà. Lo ammiro per la sua battaglia riguardo al razzismo, per me comunque è una persona da rispettare. Ma quando se ne esce con certe dichiarazioni, con certe frasi, io veramente mi chiedo, ma è veramente un campione questo? Perché non è normale comunque che tu faccia queste dichiarazioni, non riusciranno a buttarmi giù, è una cosa ridicola. Oh, cavolo, hai sbagliato tu, ma ammetti di aver sbagliato una volta ogni tanto. Che poi non è nemmeno la prima volta che Hamilton si è abituato a certi atteggiamenti così immaturi. Ma io mi ricordo nel 2016 quando vinse il titolo mondiale Rosberg, con frasi del tipo «E la squadra l'ha aiutato, l'hanno favorito, gli hanno passato i miei assetti». Ma io mi ricordo poi anche nel 2018 a Silverstone, quando Raikkonen lo fece girare Hamilton involontariamente, Hamilton gli disse di ogni, del tipo «La Ferrari ci sta ostacolando, ci stanno impedendo di prendere punti, lo stanno facendo apposta». E io mi ricordo anche la moglie di Raikkonen che gli disse di cambiare mestiere. Una roba del genere mi pare gli aveva detto. Ma anche l'anno scorso a Monza, quando Leclerc si difese facendo andare leggermente fuori pista Hamilton. Io poi mi ricordo anche di aver letto una news su Hamilton che diceva «Ho imparato la lezione, poi gli farò vedere» o roba del genere adesso, non mi ricordo proprio di preciso. E no, scusa, cosa doveva fare? Lasciarti passare? A sto punto non fa neanche più il pilota, non si prova neanche a difendere. Che cavolo di ragionamento è? No, giusto per farvi capire che personaggio sia. Se da una parte è da ammirare, dall'altra parte è da augurargli che la sua macchina si rompa ogni gran premio, però. E io lo ripeto comunque, tutto questo è soltanto perché tu sei nella posizione che sei tu che fai vincere il tuo team, nonostante sia la macchina superiore della griglia. Però sei tu che porti la pagnotta a casa. Ma se fosse stata in un'altra situazione, tu a quest'ora saresti stato cacciato via, secondo me, da Toto Wolff. Ragazzi, io non so come la pensate voi veramente, ma a me non è che mi dà fastidio perché sia lui poi un giorno a battere i record di Michael Schumacher. Ma a me dà fastidio proprio che vinca uno che alla fine è una prima donna. Ci sono stati tanti di piloti comunque che si comportano davvero come dei ragazzi diviziati, quello sì. Però lui veramente è una palla al piede dopo un po'. Io sono sicuro comunque che se lui dovesse prendersi un'altra penalità nelle prossime gare, sicuramente dirà che la FIA è razzista, ma mi ci gioco quello che volete. Io sono sicuro che sarà così, non so perché, ma ho quel presentimento. E l'ho detto e lo ripeto, per quanto io riconosca il suo talento in pista, con questi atteggiamenti io veramente gli augurerei che non vinca mai più un mondiale, ma da qui fino al suo ritiro. Ragazzi, fatemi sapere voi la vostra opinione, secondo me, io lo ripeto, sta esagerando ormai. Poi, se qualcuno comunque sta simpatico e appoggia tutto quello che fa, ok, è un altro discorso, io dico semplicemente la mia. Ragazzi miei, il video può anche finire qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi va, attivate la campanellina degli avvisi, controllate i vari canali Facebook, Instagram e Telegram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!